E buongiorno Italia! E bau, cioè ragazzo, dove abitiamo oggi? Vum. Acà! Wow! Che storiacce! È che devo trovarmi con un tu qui nella Furlandia, no? Quindi io ho detto intanto abito qui, siamo a Villa Manin e domani mi trovo col tu, tanto ho giretto col drone. Signor CP, è pronto a vedere il nuovo giardino? Il CP dai 1000 VC. Sì, c'era già stato Zingano qua, però insomma vuoi mettere, cioè vuoi mettere adesso abitare qua. Eccola l'abitazione. Cioè stanotte speriamo che accendano anche due luci, che fa un po' atmosfera. C'è anche il presepe in villa, ma mi sa che il CP non può venire. Chi lo sa? Abitazione da Sky oggi, eh? Vediamo qua cosa abbiamo. Guarda, guarda CP. Abbiamo le carrozze d'epoca, che roba. Che forte. XIX secolo. Wow, guarda qua CP. Guarda, guarda, guarda qua CP. Guarda. Che storiazze. Forte. Andiamo a curiosare noi, così senza musica, se no dopo quello da casa si annoia, no? Se metto le musichette, gli slow, le robe tattiche, no? Quindi, cavati la voce di Zingano. E qua dove si va? Aspetta che non dà in casa a qualcheduno. Vediamo qua il cartello, cosa dice, eh? Aula riunioni secondo piano. Dobbiamo riunirci, Emi, no? Andiamo avanti, non ci riuniamo mica noi. Allora, che poi dici che non ti dico. Orari di apertura da martedì a domenica, dalle 10 alle 19, lunedì chiuso, ingresso gratuito per vedere le seguenti cose. L'entrata qui, no? L'atrio. La cappella che abbiamo visto, la sala delle carrozze, la sala della stufa che non so dov'è, e la stanza delle medaglie. Thank you.
Principi è un buon giardino, vero? Guarda che colori, guarda che ambientation. È un buon giardino. Digli, ti sei preso un po' di parole perché hai iniziato a fare le corse come una matera, è arrivata tipo al bordo della strada, là dove là passano le macchine veloci. Allora gli ho detto qui, 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 e lei è tornata subito qui. Ha deviato la sua corsa, vero CP? Sei un bravo CP. Allora, ci ho pensato sulla sistemazione della casa. Allora, la lascio così perché vedi, la vista che avrò domani mattina praticamente è questa. Insomma, a me mi va anche bene. Però, torno indietro e vedi lì dove c'ho il finestrone grande, la vista, diciamo, cucina, la vista colazione, poi anche avrò praticamente tutto sto prato con tutti sti portici e il nulla verso i campi. Quindi a me va molto bene. Bella la casa di oggi. E chiudo la puntata così. Beh, non lo so, io intanto registro anche perché c'è sto tramonto qua un po' faigo e dopo vediamo che succede. Oh sì, bene, come speravo, vedi, iniziano a accendere le luci tattiche, quindi stanotte avrò una vista di quelle V-Power. Chissà com'è andata a finire poi ieri con il video sul libro di Giordano Bruno, perché proprio non mi ricordo. Cioè, so che avevo iniziato il discorso, no? Avevo anche uno schema mentale abbastanza chiaro, no? E dopodiché ho ricevuto la telefonata, mi sono messo a cenare e dopo non so proprio neanche se l'ho concluso, quindi spero di non averti fatto sto brutto scherzo qua, che dopo uno dice cazzo, mi inizia a spiegare una roba e dopo non me la conclude neanche, quindi spero di averla conclusa mal che vada, poi quando lo monterò vedrò di aggiungere qualcosa, insomma. Sì, adesso che ti faccio il video, aspetta che sono in controluce, guarda che bello avere il monitorino, vedi sempre, ecco, quando sei in controluce e quando no, però non mi piace quello sfondo. Ecco, questo mi piace così. Allora, volevo stavo dicendo, no, che adesso non posso neanche montare i video, neanche vedere le foto, che peccato, ho fatto delle belle foto io qua, perché ho Scarface in assistenza, purtroppo è morto, credo batteria o piastra, perché praticamente, spero non lo abbia rovinato il caricabatterie, quello che attacchi all'accendisigari, e quando gli stacchi la presa della corrente si spegne, e si spegne spesso anche quando è sotto corrente, cioè ti dura qualche minuto e dopo si spegne, no? Quindi adesso per fortuna la scadenza della garanzia era da aprile 2019, adesso siamo ai primi di gennaio e quindi niente, me lo cambieranno in garanzia, deve ancora arrivargli lì alla Microsoft in Germania, però appena gli arriva praticamente ne spediscono subito un altro. Quindi speriamo mi arrivi il prima possibile, insomma. E star seduti qua col CP non è una buona idea? Cosa stai usando? Cosa mi lecchi? Sei felice? Ti piace, le piace il giardino? È un bel giardino ampio, dove fare le sue belle corsette da matta. Comunque, se è un posto che ti consiglio, allora beh, guarda, l'ingresso, l'entrata, l'ingresso proprio della villona, io non l'ho mai visitato, quindi neanche stavolta. Non so se lo visito domani, perché non c'è neanche scritto il prezzo, perché sai, a volte vai dalle 3 euro alle 20 euro, perché sei tipo anche di più di 20 euro. E se sono quelle cifre lì, io sinceramente non c'ho neanche voglia, insomma, ecco. Certamente, se beh, venirci apposta da lontano direi proprio di no, cioè con tutto rispetto, il posto stupendo, però se sei di passaggio ovviamente sei obbligato a fare la sosta, una piccola deviazione, insomma, quello senz'altro. Hai visto, il disco orario è di 2 ore, credo che comunque se sei dentro in camper che dormi, non è che l'hai parcheggiato, stai sostando, ti sei fermato un attimo, dopo tu dentro il tuo veicolo, macchina, camper, quel che è, stai dormendo, stai facendo quello che vuoi, insomma, affari tuoi. È rilassante, soprattutto in questi periodi un po' invernali, con questi cieli così, ti siedi qua sull'erba col tuo CP o senza il tuo CP, comunque ti siedi e ti ammiri sto panorama, sto starcata qua, sto, come si chiama, sto edificio a ferro di cavallo che veramente ci sta proprio. Adesso non so neanche il nome perché sei da buon ignorante di queste cose, ma volutamente, insomma, io credo che sono quei dettagli che non cambiano la mia di vita. Ma neanche quella del CP, cioè chiedi al CP cosa, come si chiama sta struttura architettonica qua, ti dice boh, gatto, bau, così ti dice il CP, e perché quello lei sa. Adesso ha imparato anche biscotto, crocchi, sì, un po' di paroline nuove ogni tanto gliele si insegna. Inizia a far freschetto, io andrei anche a casa, che domani mi trovo col tu, che sei tu, cioè non tu ma un altro tu, oppure sei tu se guardi il video, cioè nel senso, vabbè dai, t'ha capito. E quindi niente, fa freddo, andiamo a casa, accendiamo la stufetta e via. Perché alla fine non abbiamo catato neanche la stanza della stufa, non sapevo neanche qual è. E qua cosa c'è? Che sono curioso, mio, a curiosare tutte le robe. Guarda che razza di tramonto che abbiamo stasera, fantastic. Ah, credo habitation. No? Sì? No? Sì? No? Sì? No? Andiamo a vedere. Sbirciamo.
Fico. Ma ricordi di esserci già stato? Sì, c'ero già stato. Guarda che bello, tutto ancestrale in pietra come piace a Singano. Tan tan tananana. CP, sì, adesso mettiamo ordine, cosiamo le luci, fammi vedere la mia vista. Guarda che razza è veri strusciai. Perfetto, così ci facciamo il breakfast qua, CP, hai capito? Il giardino di Singano si veste di nuovi colori. E le giovani donne in quel tempo vivono nuovi amori. Cioè, no, non so se vanno in fregola, però i colori, quello sì. Cioè, guarda che roba! So che ti te pensi è femmina in fregola, però guarda che razza del giardino, guarda che razza del cielo, che colori. Dal dizionario veneto, fregola, fregoea, vuol dire andare in calore, tipo, e il gatto è in fregoea. Emi, il gatto è in fregola, il gatto è in calore. Vedi, anche lei controlla se è vero, no? Vedi. Quindi, definizione e dimostrazione empirica da parte del CP. Le serate in casa Singano. Nel giardino di Singano. Va troppo lento, devo inventarmi qualcos'altro. Singano. Non hai capito? Sei tu. In casa Zingano siamo passati ai dialoghi morali di Seneca, uno dei suoi filosofi preferiti. E digli, CP, mi stavo pinciando anche il panettone, ma te mi hai reso impossibile la deglutizione del panettone. Perché lo vuoi anche tu? Io un po' te ne ho dato, ma dopo tu volevi tutto il panettone. Allora abbiamo detto, mettiamo via il panettone e andiamo a farci un giro in giardino. Andiamo a fare il giro? Andiamo? Vum! Bonjour Italia! Opla, aspetta, ho tolto anche il gradino. Vieni CP! Dai, dai giù, dai! Cambia l'aria. I varastelle si vedono? E dai, dai che forse ne vedi due o tre. Guarda, guarda, guarda. Aspetta che proviamo a ridurre i tempi, vediamo se si aumenta il discorso. Che vedi le nuvole adesso. Eccole là, vedi le stelle? Oh sì, adesso le vedi. Adesso vedi a scatti perché... Ovviamente ho messo i tempi a un quarto, però si vedono. E adesso rimettiamo a 50, 1,50, così va tutto liscio, vedi. Se vuoi fare un bel video in notturna, consiglio mio, ti metti la camera sul cavalletto, aumenti i tempi, ok? In modo che si vedi tutto scattoso, ma dopo in fase di editing aumenti la velocità. Così vabbè, se passa la macchina passa i 200 all'ora, però vabbè, insomma, tipo le stelle le vedi, tutte quelle cose le vedi, adesso siamo in velocità normale. Ma ho avuto un meta a camminare in pigiama sotto qua, cioè numero uno, cazzo.